Siamo lodati Gesù e Maria. Allora amici, abbiamo sentito il Vangelo di oggi? Sì. Chiaro? Sì. Chiaro il messaggio di Gesù? Sì. Allora, oggi Gesù usa due immagini per ricordarci chi sono i suoi discepoli. Quali sono? Voi siete il sale, sale della terra e voi siete la sale della terra e voi siete la del mondo, la cosa del mondo, la luce del mondo, che è più importante ancora della prima, perché il sale lo spiega poco, poi la luce spiega che cos'è. Allora, vogliamo vedere queste due immagini, che cos'è il sale e che cos'è la luce. Lo conoscete voi il sale? Sì. Vi piace a voi quando il mangiare è senza sale o no? Vi piace lo stesso? Senza sale. Vi piace senza? Schifo, eh. Mamma mia, che schifo, eh? No, senza sale, sciapo, brutto, no? Sale in tubo. Sapete cosa vuol dire voi siete il sale della terra? Cosa sta dicendo? Perché le cose che stanno bene di sale vuol dire che sono buone, in maniera adatta a voi piccoli, perché l'immagine del sale è un pochino delicata, perché fa riferimento alla sapienza. Voi piccolini è un pochino complicato spiegarvi bene cos'è la sapienza, però quello che Gesù dice, fuori di metafora, è questa qua. Se voi vivete con me, avrete una vita bella, saporita, come le cose buone, non una vita grigia, una vita sciapo, una vita triste, una vita brutta, una vita infelice. Questa è la prima cosa. Vorrei fermarmi con voi, a me gli occhi, pronti? Sulla seconda immagine, voi siete la luce del mondo. E Gesù dice, in che senso? Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, davanti ai vostri amici. Perché? Perché vedano le vostre opere buone. Vedano con gli occhi e diano gloria al Padre che è nei cieli. Cioè, che cos'è la luce? È lo splendore delle nostre opere buone, che gli altri vedono. Vogliamo vedere quali sono un pochino di opere buone che si possono fare alla vostra età? Vediamo un po'. Che opere buone potete fare voi, per esempio, dai vostri amici, che i vostri amici vedono, guarda William, guarda Alessandro, guarda Giuseppe, guarda Leonardo, guarda Gabriele, guarda che bravi che sono, loro sono diversi da noi, fanno queste cose belle che io non faccio. Quali sono? Vediamo un po'. Non bestemmiare. Siete d'accordo? Sì. Non si bestemmia mai per nessun motivo. Bestemmiano tutti? E io no. Perché questa è una cosa importante? Perché guardate, quando si è giovani, anche quando si è grandi, si tende a creare lo spirito di gruppo. Quindi nello spirito di gruppo tutti devono fare la stessa cosa. Se c'è qualcuno che non lo fa, tutti dicono, e tu perché no? Ecco che cos'è la luce. No, perché questa cosa non è una cosa bella. Ti prendono tutti in giro, ti emarginano, non mi importa, se quella cosa non è bella, io non la farò mai, ok? Ecco quello che dice Gesù. Non bestemmiarne, vogliamo vedere qualcun'altra? Dai. Non dire parolacce. Non dire le parolacce brutte, mai. Cioè, sapete che bello se qualcuno dice, oh, io a questo non l'ho mai sentito di una parolaccia, mai. Alessandro dove dice? Certo, silenzio, tu... Tu devi andare a raccontare a Don Benny i peccati tuoi, non i peccati di Alessandro, capito? Ognuno racconta i peccati propri, capito? Dai, poi. Non menare, giusto, non menare. Aspetta, una bella signorina che facciamo parlare anche le signorine, sentiamo. Non prendere in giro, brava. Prendere in giro è una cosa che ferisce molto il cuore. Vediamo chi ancora non ha parlato, ma arriva Gabriele, sentiamo che dice Alessandro. Non rubare, bravo. Pregare, bravo. Tu che volevi dire? Non già detto? No. Non ammazzare. Non ammazzare, così li chiamo a Dio. Io volevo interrogare sui 10 comandamenti, ci stiamo arrivando da soli, no? Dai, poi un'altra cosa bella, vediamo anche le cose belle da fare. Non soltanto le cose da non fare,
Queste sono tutte importanti: non bestemmiare, non dire le parolacce, non menare, non prendere in giro, non rubare, non ammazzare, non. Però una cosa bella invece da fare. Confessare. Eh? Confessarsi. Bravo, confessarsi. Perché guardate che ogni tanto prendono in giro. Sapete che mi ha detto l'uccellino? Però sapete che gli uccellini a volte dicono un po' di bucie. Che qua Sermoneta tira un'aria di questo genere, che se poco poco si viene a sapere che un adulto, uomo, si confessa, qualche uccellino dice che poi lo prendono in giro, in piazza, in giro, dice, è andato dal prete a confessarsi, come se fosse una cosa, dice, che ha fatto, è andato dal prete a confessare, che avrà fatto, oppure che gli va a dire al prete, io al prete non gli dico niente, io non c'ho niente da dirgli al prete, come se uno quando si andasse a confessare dice le cose al prete. Guardate che al prete non gli importa niente, anzi il prete se potesse farne a meno, va sicuro, se lo risparmierebbe proprio. Ogni tanto un prete dice al Signore, ma non potevi fargli fare la confessione direttamente tra te e loro, che mi devi un po' di problemi, capito, di gestire queste cose. Io mi chiedevo sempre, prima di diventare prete, ma chi lo sa come sarà sentire confessioni? Ma non me lo chiedo più, dico, ma era meglio non saperlo, capite? Quindi non ci si confessa al prete, ci si confessa al Signore attraverso il ministro di Dio. Dai, dimmi tu. Ci dobbiamo comportare bene con i genitori. Oh, bella cosa! Comportarsi bene con i genitori, essere esemplari. Dire la parola di Dio. Dire la parola di Dio, ma che bravo! Tu che dici? Amarci gli uni e gli altri. Amarci gli uni e gli altri. Non dire bugie. Questo è un non. Un'altra cosa bella da fare? Quale sarà? Che stiamo a fare oggi qua? Che stiamo? Dove stiamo qua oggi? Amare e rispettare Dio. Andare a messa. Ma scusate, che stiamo a fare qua? Questa è la più facile di tutti. Ma qua stiamo a messa, no? Stiamo adempiendo il terzo comandamento, no? Che ricorda di santificare le feste. Bene, abbiamo detto un bel po', ma mazza che bravi, abbiamo detto quasi tutti. Non abbiamo detto soltanto quelle cose che alla vostra età è meglio che non ci pensiamo, che sono le cose un po' più serie per i grandi. Che vuoi tu? Non vedersi le scene brutte. Ecco, già è qualcosa, bravo. Oggi siamo immersi in un monnezzaio che non finisce mai, quindi da questo abbiamo parecchia monnezza da... non soltanto da ripulirla, ma più che altro da impedire che ci sommerga. Avete visto quando le gru scaraventano una montagna di rifiuti? Noi dobbiamo subito levarci e non farcela buttare addosso. Va bene, abbiamo detto già un sacco di cose. Fine dell'omelia. Ce la fate a fare queste cose qui? Guardate che è una cosa bellissima, è una cosa molto molto bella e è una cosa impegnativa, perché non è che Gesù dice queste cose per niente, perché è pesante se ti trovi in un gruppo dove tutti quanti fanno delle cose brutte e tu sei l'unica a non farlo, perché ti punteranno subito il dito e diranno, oh, e dilla una parolaccia, no? E che ce vuò? È bello di una parolaccia, no? Cioè, ogni tanto quando ce vuò. Viene subito il diavolo a tentarci. Oppure, un'altra cosa brutta, sapete qual è? Sono le bugie non si dicono mai. Mai. Sempre la verità. Sempre. Sapete che le bugie hanno le gambe corte, il naso lungo e soprattutto, sapete un'altra cosa che hanno le bugie? Se uno dice un sacco di bugie, ci deve avere una memoria d'acciaio, perché si deve ricordare tutte le bugie che ha detto. Perché se poi qualcuno dice una cosa e si contraddice, tutti capiscono che ha detto una bugia. Allora voi dovete essere conosciuti qui a Sermoneta come? Bestemmie? Mai. Parolacce? Mai. Bugie? Mai. Ammessa? Sempre. Pregare? Tanto. Confessarsi spesso, rubare mai, prendere in giro mai a nessuno, è il quinto comandamento, perché quanto state male quando vi prendono in giro? Bruttissimo essere presi in giro, no? Brutto proprio, no? Ci sono delle ferite molto molto grandi. Ce la fate? Allora Gesù vi dirà, risplenda la vostra luce, vedano le vostre opere buone e diano gloria al Padre. Se farete così avrete una bellissima vita. È una grande vita, perché provate a camparci così e vedrete come si campa meglio. Piccoli e grandi, siano lodati Gesù e Maria.